Bentornati a SS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, siamo... trovi sempre certe giornate bellissime. Ti ho fatto saltare quella che pioveva, più di questa non si poteva fare. Allora, oggi c'è solo questo vento freddo diciamo l'hanno presa in modo freddo, gli è preso il freddo e i pendolari che venivano a parcheggiare qua in via Caduti del lavoro ad Arezzo, perché da questa settimana le strisce da bianche sono diventate blu. Senti cosa scrivono i pendolari. Come cittadini e pendolari siamo rimasti sorpresi e delusi nel constatare l'avvenuta trasformazione delle strisce da bianche a blu che delimitano gli stalli per la sosta di via Caduti del lavoro, parcheggio strategico per raggiungere il centro città e la stazione. Tali parcheggi erano l'ultima possibilità di sosta gratuita per lavoratori e studenti che giornalmente si servono dei servizi pubblici, partendo al mattino presto e tornando in molti casi tardi la sera. La stazione ferroviaria per sua natura è un luogo di mobilità e ogni amministrazione lungimirante per facilitarne la fruizione crea in prossimità della stessa parcheggi gratuiti a lunga sosta. So che te la parola gratuito ti fa venire un'orticaria, però così scrivono. Imporre il pagamento anche di questo ulteriore parcheggio con tariffe alte, 1,10 euro all'ora qui costa, a nostro avviso è una vile strategia per spostare la sosta delle auto nei parcheggi multipiano più distanti, che sono tanto distanti qui davanti, come più vicino. Sì, più vicino. Più vicino. Facciamo vedere. È qui davanti, insomma. Che ad oggi sono spesso vuoti e poco redditizi. Le cause della mancata fruizione del parcheggio Mecenate, scrivono i pendolari, e del parcheggio Baldaccio sono da ricercarsi nella distanza che li separa dalla stazione e dal centro città e nel tragitto da percorrere che vede marciapiedi dissestati, scarsa illuminazione e totale mancanza di presidio, rendendoli scomodi, non sicuri e costringendo pendolari cittadini a parcheggiare in altri luoghi. Diventa quindi un controsenso richiedere e sperare nel miglioramento dei servizi ferroviari con la fermata dei treni a alta velocità e l'incremento dei collegamenti regionali, se poi la stessa amministrazione non si adopera per rendere la stazione più attrattiva e comoda per chi viene da fuori città. Oltre al parcheggio, infatti, resta irrisolta la situazione di sicurezza e decoro a Campo di Marte. Di fatto ad Arezzo non ci sono parcheggi liberi in prossimità del centro e questo provocherà ricadute inevitabili sul turismo, il commercio, i servizi, andando a colpire quei cittadini che per risparmiare qualche euro sono disposti a parcheggiare più distante. Otto. C'è una bella canzone, no? Che dice? Parole. E basta, sono esagerati. Vai via, sono esagerati. Allora, qui il parcheggio Mecenate è più vicino, costa l'abbonamento 18 euro. Sembra per i pendolari, da quello che abbiamo trovato nel sito, tutto il giorno costa 18 euro. E 30 per chi lavora. Lavora. 15 per gli studenti. È più vicino alla stazione. Anche perché da lì c'è quella strada, come si chiama? Quella stradina che passa dietro. Esatto. Che vabbè, di notte dice un po' buia. Passa di dietro. È più vicino alla stazione. Anche perché si è aperto il famoso cancello. Euro, 20. Lo possono visitare 30 giorni, ma io dico 22 giorni lavorativi, viene 0,80 al giorno, tutto il giorno. La macchina non è coperta, ma cosa si vuole? Viola si esagera qui, addirittura adesso si perde il turismo, di qua, basta, insomma, quando si vuole esagerare si vuole esagerare. Diciamo le cose come stanno. Loro avevano qui il posto gratis non ci, secondo l'amministrazione non va bene perché ci deve essere una rotazione, altrimenti è inutile che la mattina arrivino loro, occupano tutto, poi il servizio non lo fa più a quello che deve fare anche per la città, ma lo fa soltanto per i pendolari. A questo punto qui penso che sia veramente irrisorio. Hanno la macchina al coperto, se cade la grandine, lì non l'hanno detto. Allora, se cade la grandine, lì sono al sicuro, non c'hanno problemi, non gli va la grandine addosso alla macchina e non gliela sciupa. Non ci batte il sole e non sciupa la macchina, non ci piove addosso. Hanno la macchina anche ricoperto, qualcosina non dovranno pagare per questi servizi. Via, ora non esageriamo la distanza del Mecenate dal centro città, ma mi sembra che è più vicino di qui, ripeto, se tu vai là e passi dalla strada lungo quella dietro è molto più vicino alla stazione. Si è aperto il cancello, non so se è aperto, però sai che se apri il cancello sei sul primo binario, sei sul primo binario. Allora, si esagera per 80-90 centesimi al giorno. Vabbè, dice anche 80-90 centesimi al giorno, cioè, sono se in ti spende momento. Sta fuori tutto il giorno, però
un giorno intero tu paghi 90 centesimi, sì. Non ho capito, sì. Io. E hai un servizio così come, che si deve, mi sembra veramente illogico fare tutta questa polemica, sì. E poi estenderla a tutte queste problematiche che non ci sono. Dai, senti, so. Una cosa, anche perché immagino qui che i residenti non erano tanto contenti che c'era questa invasione, cioè che avranno il garage, per carità, però magari, sì. Uno ha 2-3 macchine a famiglia, magari... Non sono, ora sono meno contento. Devo pagare anche ora sono meno contento. Effettivamente, se stavo zitta era meglio. Comunque, sì, è bravo. Hai fatto una gaffa. Ho fatto una gaffa. Però almeno così ci possono. La, no, io dico la sera qui. Mi riferivo alla sera. Ah, sì, dopo le 20 possono parcheggiare. Allora vedi che calzante. Sei ripreso. Calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo. Perché la sera uno non paga la sera. Quindi, no. Fino alla mattina dopo ce la possono tenere, esatto. I residenti. Esatto. Esatto. E però l'avrebbero trovato lo stesso perché la sera i pendolari non c'erano. Ma c'erano i cittadini che bisogna parcheggiarci. Immagino qui era pieno di cittadini. Comunque. Ma c'hanno il garage i residenti. Va bene, ascoltami. Però non c'era quella legge che tu sicuramente conoscerai. Sì, sì, sì. Che dice che il 30%. Dove sono questi posti gratis qui? Non ci sono più. Dove sono questi posti gratis ogni tot? Se più lontano ancora ci sono. Ah, forse sì. Viale Mecenate sono tutti gratis. Viale Mecenate sono tutti gratis. Se non sbaglio. Sì. Quindi parcheggiassero lì. Sì. Un po' lontano, ma poi è lungo la strada, è anche pericoloso. Dai. Certo. Ci sbattono meglio le al coperto al tuo mecenate. E ci credo. Allora, tanto non è che il comune risolve i problemi di mecenate con 18 ore al giorno di 20-30 pendolari. Comunque non ci devono fare il mercato. Ti ricordi l'amministrazione fanfara? Cosa ci doveva fare di al piano, piano terra? Sì. Tante, no, iniziative. Ma chi ci viene? Chi ci viene? Già ci viene si fa tante pochi. Cose, ma se la gente comunque ci viene. Comunque il piano sotto è abbastanza pieno, quindi hanno un po' risolta la questione. Sì, no? Sì. No, inizia a girare anche questo. Inizia a girare questo perché questo costa poco rispetto all'Eden. L'Eden costa 1,50 €. Mi sta anche simpatico, qualche volta ci ho parcheggiato anch'io. Ma se poi ci si sta. E poi fa due passi. Non sai che fare? Vado al mecenate. Sei subito. Ci vediamo domani. Vai, ciao.